Benvenuti a tutti, grazie di averci seguito anche oggi, di provare a seguirci se non morite di noia anche oggi. Abbiamo qui Daniela Rebecchi. Daniela Rebecchi è molto conosciuta, però la voglio presentare. È una delle prime persone che io ho formato nella mia vita, dopodiché siamo rimaste amiche fino adesso, con qualche rissa che ogni tanto abbiamo fatto, ma volendoci bene saranno, credo, ormai tra un po' 35 anni. Lei è non solo è responsabile di studi cognitivi Modena, ma anche direttore dei servizi di è stata direttore per tanti anni dei servizi di psicologia dell'ASL di Modena e attualmente, oltre a essere nel Consiglio dell'Ordine dell'Emilia Romagna, è anche consulente tecnico dell'Ordine Nazionale Psicologi. Quindi è una tra i miei collaboratori più capace di muoversi negli incarichi istituzionali. E quindi abbiamo tutti molto imparato da lei. Oggi dobbiamo parlare invece dobbiamo fare questa nostra chiacchierata che io chiamo lieve, ma in realtà poi ogni volta ci devo pensare un sacco per impostarla, ed è come ci accorgiamo che stiamo soffrendo e come ci accorgiamo che qualcun altro sta soffrendo. Quali sono i segnali? Mi interessava che fossimo focalizzati sui segnali. Ho raccolto un po' di cose che mi ha detto Daniela e cominciamo a buttare qualche argomento. Ci possono essere degli inneschi che sono delle cose, ad esempio un lutto o un figlio che si sposa e se ne va, oppure un cambiamento evolutivo come inneschi della sofferenza. Quindi noi ci troviamo di fronte a qualcosa che non viene, che non è subito trasformabile in una domanda sintomatica. Cioè non ci viene detto né una domanda sintomatica ho il panico da 3 mesi, ma neanche sono tutti arrabbiati con me perché io è la quarta macchina che distruggo. C'è una sofferenza che ci viene presentata senza parole. Ci sono stati degli inneschi delle volte, cambiamenti lavorativi, ma a volte può esserci anche l'incertezza, come dice Daniela. Puoi, Daniela, dire un esempio di una situazione di incertezza in cui una persona viene soffrendo e non sa come dirlo? A me sono tante. Quella che mi viene da dire, la più frequente tra quelle che hai detto tu, può essere non tanto un lutto perché è definito, ma mi viene da dire una malattia. Cioè, quello che sento, che è senti, cominci a sentire un qualcosa che non va nel tuo corpo. Oppure questa è la più frequente, ma può essere anche la separazione, cioè un figlio che se ne va, cioè che diciamo che sicuramente il dolore fisico è quello, sto pensando alla patologia, ma anche alla normalità. Quindi quando cominci a avere delle situazioni che tu non conosci, quindi l'emozione che è c'è l'ansia, che però non vedi subito ansia. Cioè, quello che in questi segnali, pensandoci, scrivendoti e mettendo giù, è la sofferenza. Sono dei segnali che senti, delle sensazioni, anche caotiche di emozioni, senti il fisico, pensi, ma è ancora non realizzato, è un qualcosa in infieri che viene, che pian piano. Esatto, tu hai detto alcune cose. Ad esempio, hai detto che ci sono dei segnali di sofferenza. Adesso io qualcuno lo elencherei, anche perché credo che fa parte dell'esperienza clinica di molti di noi. Ad esempio, come si manifesta una sofferenza per la quale non hai ancora un nome? Ad esempio, stanchezza. Sì, I pazienti vengono. irrequietezza. A volte uno non se ne rende conto, ma è agitato. Noi diciamo sempre, pensate quante volte noi usiamo dei termini che poi in terapia chiediamo il significato. Sono nervoso, sono agitato, sono irrequieto, sono stanco, ma la mia stanchezza è la stanchezza fisica. È una stanchezza psichica, cioè faccio anche fatica a volte immediatamente la persona normale, casomai noi poi terapeuti ci facciamo i nostri ABC, ma non sempre immediatamente abbiamo che cosa? Siamo scontrosi, siamo esigenti. Io ne potrei dire a seconda delle caratteristiche di ciascuno di noi e a seconda dei momenti, se ci conosciamo, quante volte, non so, sto pensando, vedo Gabriele, lo vedo chiuso nella sua stanza, chiuso,
con lo sguardo giù dico c'è qualcosa che non va. Penso solo vedendo di fronte a me, oppure te che non stai ferma. Questa cosa anche dello sguardo giù, no? Ma poi anche il paziente ci può anche dire che è insonne, che non capisce perché, ha sempre dormito bene e improvvisamente non capisce perché non riesce a dormire, no? Oppure anche io c'avevo una paziente che diceva voglio sempre dormire, voglio stare a letto e non voglio... No, non va male, è che non so... Io avevo un'amica che aveva un problema, non la trovavi perché andava a letto a dormire, senza cioè tu hai segnali, alcuni segnali appunto che sono comportamentali sul corpo, perché tu puoi anche avere una persona che appunto non parla, è ritirata, è chiusa, senza arrivare al pianto, perché può essere il pianto, oppure che cos'hai appunto? L'insonnia, il cibo, il bere. Cioè, andiamo per ordine. Andiamo all'insonnia, torniamo indietro. Volevo dare l'esempio invece di un altro esempio che è delicato e c'ho anche un esempio clinico. Una ragazza ha un incidente di macchina, si spacca il bacino, ha lesioni gravi, si rompe tutti e due i femori, sta in carrozzella mesi, lei studiava economia. Lei vorrebbe ricominciare a studiare economia quando sta meglio l'anno dopo, ma quando si mette sui libri non riesce a concentrarsi. Cioè dice, io sto davanti al libro e non capisco che. Qui è molto interessante perché la mancanza di concentrazione, noi potremmo prendere tre strade, oppure ditevi voi se ne avete una vostra. La prima cosa in cui cadrebbe qualsiasi terapeuta sarebbe l'evento traumatico. Ma non è necessario che sia quello, perché ad esempio può esserci un rimuginio ansioso, cioè dato quello che è successo a me, potrebbe da un momento all'altro succedermi qualcosa che, e quindi io più che avere una storia traumatica ho un esordio ansioso che fa sì che tutta la mia attenzione e l'emozione sia sull'ansia. E io quindi non voglio assolutamente, non capisco, mi devo occupare dell'altro, se no non mi concentro. Nei disturbi psicosomatici è quello, Cioè molte volte, senza pensare all'ipocondria, io sto pensando quando tu hai fatto l'esempio della ragazza con l'incidente, un infarto, un altro, ma voglio dire, un segnale fisico che non conosco, a volte non è tanto quello, ma è proprio cosa sarà e cosa sarò, come si trasformerà, avrò un altro infarto, ti faccio l'esempio dell'infarto, avrò una ricaduta di una colite, di una tonsillite, cioè voglio dire, pensiamo anche a cose minimali, ma che sembrano minimali, ma che nella persona vanno verso a una privazione, a un'invalidità, cioè voglio dire, non posso fare delle cose. Questo che cosa ti sta ora? Cosa sarà il mio futuro? Le mie gambe nel caso della ragazza dell'incidente, riuscirò a riprendere? Quindi perché ti hanno dato... Esatto, però in questo caso, ad esempio, quando io mi ricordo che un incidente di questo genere, su cui perdo un anno, può anche essere e avviare una revisione del tuo progetto esistenziale. Cioè, prima volevi tanto fare l'economista, ti rendi conto che hai passato un anno in ospedale, sei stata rotta, così rivedi il mestiere dell'economista da un altro punto di vista e ti rendi conto che questa cosa non era la cosa che tu volevi fare. Cioè, ci sono delle esperienze esistenziali che ci fanno rivedere tutto, no? Cioè, nella nostra esistenza. In questo caso, ad esempio, era quello. Cioè, lei alla fine... sicuramente abbiamo fatto una diagnosi, abbiamo cercato di capire eccetera, e dopodiché dopo alcuni mesi di lavoro, neanche tantissimi, lei ha potuto esprimere il suo disinteresse per la sua facoltà che nessuno intorno capiva, no? E da allora lei aveva delle nuove amiche che si era fatta in ospedale e quindi era come se avesse cambiato contesto e ha aperto un bistrò con le sue amiche ed è
felice così. Cioè, è come se ora, è chiaro che io dico è felice, se non avesse avuto questa situazione traumatica o questo incidente, probabilmente sarebbe diventata un'ottima economista, ma bisogna anche capire che esperienze diverse nella vita ci possono portare altrove. Certo, certo. Io ho l'esperienza di un'altra ragazza che aveva avuto un fallimento all'entrando in un master all'università, lei l'aveva preso, c'è stata male, poi era una paziente, no? C'è stata male, l'ho vissuto, ho cominciato a pensare che questa cosa fosse un segno di non so che cosa, cioè, però poi alla fine ha preso anche lei un'altra strada, cioè nel senso che l'ha visto come un segnale positivo per rimettere in campo quelle che erano le sue, voglio dire, i suoi desideri, i suoi bisogni, e quindi ha ripreso un'altra strada. Ma questo è già buono, è un passaggio veloce, Sandra. Eh sì, è stato un passaggio, era una ragazza intelligente, ed è stato sì, anche la tua, ma sicuramente gli elementi di sofferenza, se usati bene, come tutti noi terapisti sappiamo, ci fanno andare avanti. Gabriele, tu stai guardando le chat. Un altro segnale vago e comune è il senso di insoddisfazione che spesso i pazienti portano, dice Alessia. Ma come si manifesta? Chiedi a Offredi come si manifesta. Beh, però sì. Effettivamente c'è questo aspetto di non mi piace il posto in cui sto e me lo porto avanti, no? Cioè, forse a volte, stavo pensando prima rispetto alla paziente che dicevi, Sandra, che a volte fare qualcosa, avere un incidente grosso ti porta a ridimensionare l'importanza del tempo che ti rimane e la voglia di dedicarlo a qualcosa che ti interessa veramente. Lo so cosa stai pensando. Beh, non so se nel caso della tua paziente era stato questo il link tra l'incidente. No. Io penso un'altra cosa, quello che dice, tornando all'Alessia, è quello che io chiamo irrequietezza, cioè l'insoddisfazione, non so bene che cosa voglio dietro all'incertezza, quindi non ho una strada, non so dove impiegare le mie risorse, i miei interessi, non so canalizzare quelle emozioni, quelle sensazioni, e quindi la chiami insoddisfazione o la chiamavi irrequietezza. Ok, la cosa che invece credo che dopo in questa irrequietezza sia pian pianino cominciare, la Sandra dice le persone intelligenti, io credo che dipenda dal tempo, ok? Cominciare a fermarsi e capire bene quali sono le emozioni, perché poi dietro quelli questo è cosa fare. Aspetta, prima esatto, quello è cosa fare, però io ci devo stare dentro e anche cominciare a pensare, perché quella tua amica, ok, quella tua paziente, scusa, quella ragazza ha cominciato a vedere che cosa voglio, i propri scopi nella vita. E dietro all'irrequietezza, a questi segnali, poi ci metti un pensiero. E questo ci arriviamo dopo. Stai correndo troppo, aspetta un attimo. Potrebbe essere utile. Intanto Alessia dice, può avere correlati diversi, depressivi, ansiosi o anche senza franca sintomatologia. Certo. Andrea dice, potrebbe essere utile in fase di valutazione iniziale somministrare il questionario MUS per sondare rapidamente la presenza di sintomi vaghi e specifici. In questo momento a me sfugge il questionario MUS, quali aspetti misuri, non lo conosco. Lo conoscete? No, ma io sono vecchietta, non conosco più quasi nulla. Beh, magari Andrea, se ci scrivi quale scala è, ci possiamo dare un'occhiata volentieri, può essere interessante. Se voi ci pensate bene, così come lo stiamo impostando adesso, in fondo non stiamo parlando di noi questa volta, stiamo parlando dei nostri pazienti, come capire qualcosa, come dice della Daniela, che non ha avuto in quel momento le parole per dire, no? Ad esempio, un altro segnale è abbuffo. E certo, abbuffo, ho incominciato ad abbuffare. In questo periodo un po' di pazienti mi hanno detto, insomma, sono 3 mesi che non ho fatto altro che mangiare, perfino la mia massaggiatrice, non ho fatto altro che mangiare, che è magrissima. Esatto. Oppure, come dicevi giustamente anche te, Daniela, ti riprendo, irritabilità con sensazioni corporee, ad esempio la cervicale. Per i nostri pazienti. Quelli che ho le contratture, no? Le braccia oppure le spalle tutte contratte. Corpo, a volte le gambe. Io ho scoperto che alcuni anche
polpacci, c'è proprio la tensione legata a c'ho qualcosa che non va e lo somatizzo. Mal di stomaco, mani fredde. E poi, come dicevi anche te, la postura, evitamento dello sguardo, si allontana dalla sedia. Invece sull'irrequietezza, a me mi era venuto, io ho un cane che adesso è demente e è terribilmente agitato. E io penso sempre che l'inizio della demenza, dove si comincia a capire meno del mondo, spesso il segnale è l'irrequietezza. No? Quindi ci può anche essere l'inizio di una malattia organica, il fatto che un paziente noi lo vediamo muoversi in un modo in cui non si muoveva prima, no? Oppure un'altra cosa che può accadere, che noi possiamo vedere, è una minor disponibilità verso gli altri, no? Sì, certo. Comincio a essere insofferente, meno tollerante, diciamo così. Vorrei che l'altro, questo è frequentissimo, cioè noi lo cogliamo, ma adesso forse che parlare con i pazienti parlo anche da parte mia. Cioè voglio dire che pur sono una persona, cioè voglio dire, socievole, capace di relazioni, però in alcune, qual è la cosa che ci scatta? Io credo che sia proprio di tutti istintiva. Cioè in un momento in cui sento che io, ma anche solo sto pensando a qualcosa, sono concentrato su di me, se l'altro interrompe, va a frustrare il mio obiettivo e mi chiede delle risorse per cercare di capirlo o che io devo, cioè, interagire con lui, guardo Gabriele. E cosa faccio? Posso? È bene a guardarmi, mi sento chiamato in causa. Beh, questo è un segnale per me abbastanza rilevante. O cioè? Come dice, è quello di sentirsi meno tolleranti, o sì, meno tolleranti rispetto all'intrusione nel percorso delle cose, nella concentrazione che hai su qualcosa. Ma quando sei così, Daniela, ha paura, ma anche a me mi terrorizzi. Vabbè, insomma... Pensate che è un segnale che sto soffrendo, cosa volete che vi dica? No, no, è un momento di sofferenza. E tu Sandra, come ti accorgi se la Daniela soffre? Sai qual è la soluzione? Si chiude la porta, si lascia... Ah, scusa un attimo. Gabriele, come ti accorgi se io soffro o Daniela soffre? Vabbè, tu soffri nel momento in cui il livello di caoticità aumenta a dismisura e soprattutto il senso di urgenza delle cose da fare. La velocità. La velocità. Anche esatto. Daniela. Sì, su questo vi assomigliate molto. Siamo esigenti alla fine, io lo vedo nelle relazioni, scatto. La velocità di eliminare le cose, di fare eliminare. Alla figlia devi pulire, ma credo che sia però un pezzo che è abbastanza frequente. Non è la criticità, Cioè non è essere critico nei confronti dell'altro. No, 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 ma l'ultima volta al telefono Gabriele mi ha detto stai correndo troppo, che è successo? Cioè, perché te ne accorgi con le persone con cui lavori sempre, no? Cioè, ieri Giovanni... Milvia dice, un altro segnale può essere l'ammalarsi in continuazione, un altro segnale dal punto di vista fisico. Sicuramente, sicuramente. Oppure credere di ammalarsi in continuazione, oppure essere preoccupato e... guardare ininterrottamente come si sta e pensare che è una malattia. Lì è molto... siamo nell'area veramente del confine, no? Ma ad esempio nei rapporti, come voi come vi accorgete se un paziente è diffidente? No, beh, se è diffidente mi viene in mente ieri sera. Segnali, non parole. Segnali. Ti dico, ieri sera una prima visita... era una coppia, ok, e vedi lei che tiene lo sguardo il più possibile assente, cioè non è concentrata né sul partner, cioè vaga, ok. La postura, allora forse perché io ci sto abbastanza attenta, la postura è una postura che non è avanzata di quelle proattive. Neanche ritirata però, cioè non è il ritiro del depresso che mi viene in mente quante volte vedi che se hai un depresso devi stare attento perché vai a casciarti anche te sulla sedia come lui e quindi bisogna riprendere tono.
Ma c'è come per dire una mi fido o non mi fido, ancora non so. Ok, cioè, se vuoi... c'è più sguardo laterale. Guardo laterale, guardo in... sì, sì, non in basso sempre, ma guardo da un'altra parte. E anche la paura non è proattiva, ma è, cioè, ti guarda, ti scruta a volte. A me mi colpisce molto quando ho davanti una persona diffidente perché c'è questa lamentosità rabbiosa, no? Per cui c'è il racconto di una collezione di inezie che per lui sono tragiche, c'è sarcasmo, sarcasmo verso gli altri. Il sarcasmo è sicuramente un segnale, anche se è verbale, però anche l'attitudine della persona che fa sarcasmo sono attitudini importanti. Oppure... Sì, ma anche. Sì, ma... Yes, but. Yes, but. Yes, but. C'è qualche domanda, Gabriele? No, per ora no. Oh. Mi interrompo nel caso. No, mi stavo chiedendo io, ma quindi c'è un punto della sofferenza vista nei nostri pazienti, c'è un punto nel riconoscere la propria sofferenza per valutare l'ipotesi di aver bisogno di una psicoterapia. Esatto, cioè questo è il punto del terapeuta. Perché soprattutto se parliamo di aspetti fisici, no? O di piccoli segnali, o di segnali come la stanchezza, penso a un mio paziente che mi diceva ieri che inizia il momento della crisi quando si accorge che si sveglia più tardi e che comincia a perdere i pezzi della routine. Cioè quindi magari non salta, magari salta un pasto, oppure magari non guarda bene l'alimentazione, se ne frega un po' di più... oppure procrastina e salta qualche allenamento, cioè fisico. Quindi non è sempre facile, se i segnali sono questi, capire quanto sto soffrendo e che fare la connessione tra questo e un benessere di tipo psicologico, per chi non è del nostro mestiere. Certo, beh, infatti non è facile, spesso si chiama comprendere la domanda, no? Cioè, sono delle persone che arrivano e c'è una domanda così confusa e noi dobbiamo dare delle parole a questa domanda. Io penso a una mia vecchia paziente anoressica che quando succede qualcosa che la fa arrabbiare, a parte che riduce l'alimentazione, ma arriva e ha la faccia che diventa di pietra. E noi abbiamo da tanti anni questo nostro linguaggio che io dico che l'hai cambiata la faccia. Che è successo? Ah, no? Sì. È una faccia completamente animica, completamente infreddata e distanziante. Lei non è sempre così, perché anche quando è arrabbiata acuta è molto mobile, è una persona molto intelligente. Invece nei momenti di vero dolore, proprio che è ciò che rimane del suo vecchio disturbo, lei ha un'altra faccia. Ma anche quella che tu dicevi prima, cioè proprio anche proprio la postura, ritirato lo sguardo. Secondo me se noi ci stiamo attenti, le gambe, adesso lavoriamo più su Skype e si vede più la faccia, per cui in questo momento ho rievocato, perché lavoro su Skype, più lo sguardo che ti dà tanto, la mimica facciale, ma anche come la posizione, come si mette a sedere, le gambe, adesso non voglio... a gambe aperte, incrociate, più ritirato su se stesso, secondo me danno dei segnali. Ti danno dei segnali che spesso dietro la... cioè, quando lavoriamo col tavolo vediamo meno, ecco. Sì, e questo ad esempio, questa è una difficoltà di lavorare di lontano. Cioè, da lavorare di lontano, ad esempio, vedere bene con il paziente davanti l'incoerenza tra il verbale e il non verbale, quando ad esempio è agitato però dice sto benissimo, e tu vedi che è chiaro che questa cosa è più facile da fare in presenza, no? Ma io credo che questa cosa sia anche, cioè non è soltanto dei nostri pazienti, quando si comincia a soffrire il riconoscimento della sofferenza non è scontato, perché non è subito pieno di parole o di domande a qualcuno o anche a te stesso. Spesso ti accorgi di essere stato, e questo è veramente anche un dato letterario, no? Cioè ti accorgi che sei stato male quando un giorno ti svegli e c'è un sacco, il tempo è bello e brilla il sole e hai voglia di vivere, no?
però mentre eri lì era come se ci fosse una sorta di appesantimento sulle tue spalle, sulla tua vita, ma tu ci entri dentro perché lo sai che la vita è dura e non hai una domanda, no? Stai lì, però poi a un certo punto finisce. E spesso è quando finisce che tu ti rendi conto che... Che stavi male. Esatto. Che stavi male. E questa cosa qui è di più... Per i nostri pazienti e anche per noi, che non sono stati educati in modo fine al riconoscimento della sofferenza, del dolore, ad esempio perché era vietata nella loro famiglia, no? Per cui se... O era vietata o quando qualcuno soffriva vai dall'altra parte, cioè basta che è un dolorino e diventa la tragedia, perché c'hai esatto. anche parte dall'altro estremo. Esatto. Questo è interessante anche nell'educazione dei nostri figli, no? Perché ha anche a che fare con il fatto che si sentano in grado di essere in contatto con la sofferenza, ma senza poter dare alla sofferenza un nome, no? Perché c'è un problema proprio di anomia, delle volte. Di riuscire a parlare. Esatto. Sì, senza avere anche paura, come diceva Daniela, del dramma che ne può conseguire, perché a volte parlare di sofferenza psicologica rischia di allarmare tutto il sistema, quindi alla fine ti abitui a non parlarne mai e conseguentemente anche a non riconoscerla. Ma io me ne accorgo anche negli sviluppi personali, perché negli sviluppi personali della mia scuola, delle volte c'ho delle persone che mi basta la faccia per capire che sono dolenti. Spesso loro... non hanno le parole per raccontarmi un dolore, ma magari hanno avuto una vita difficile, dei genitori critici, così. Sono degli psicologi, vogliono dire, sono persone molto carine, per bene. E delle volte dare a loro un feedback in termini di sofferenza è abbastanza, aiuta, perché allora ci può essere una domanda e ci può essere una risposta. E in fondo questo è anche un po' il mestiere del clinico. Un'altra cosa è aspetta che ti dico, guarda un attimo, mi chiede Amali: io noto una chiusura totale invece che ricercare gli affetti stabili, li evito. È normale? È una delle modalità, evitare gli affetti stabili. Ah, c'hai tutto l'evitamento, qui apri un capitolo. Non voglio correre, aspetto la sanna. Ma sì, ma anche probabilmente perché tu funzioni in un modo tale per cui l'organizzazione in individuale dei tuoi significati è protettiva, no? E quindi non sei uno che va e chiede subito aiuto a tutti. Hai bisogno di un tempo, te lo devi elaborare e poi puoi aprirti al mondo. È una modalità che probabilmente è stata una tua soluzione nella vita. Esatto. Intanto ringraziamo Andrea per averci parlato di questo Medically Unexplained Symptoms, che potrebbe essere interessante esplorare, che è la spiegazione del questionario MUS. E Giovanni invece ci chiede: ci sono anche sofferenze esistenziali, tra virgolette, normali, quindi che non richiedono l'intervento di uno specialista. Quant'è che c'è bisogno dell'intervento? Come distinguere una stanchezza normale da una patologica? Dopo o subito? A me viene in mente Castelfranchi, guardate, mentre me lo chiedeva mi viene in mente quanto, voglio dire, parlando, almeno rivedendo gli studi, quel che diceva è che la sofferenza è normale di tutti, diventa patologica quando cominci a metterci l'assunzione o la credenza, il tuo pensiero. Cioè io penso qualcosa e comincio a, e dopo le strategie, e allora può diventare patologica, ma ci vuole dei passaggi. Per ora abbiamo parlato di una sofferenza, giusto Sandra, almeno, che ancora non la... Sai, sofferenza patologica è anche il riconoscimento di un paziente, di una persona che dice è troppo per me, no? E quindi, ad esempio... può anche essere normale avere un lutto, però può esserci una persona che dice mi è successo recentemente, quanto tempo fa è morto suo padre? 10 anni fa, e ancora non riesco a capacitarmi. E allora è chiaro che lì c'è anche una domanda. Un lutto è normale, e un lutto di 10 anni per un padre, bisogna chiedere che cosa c'hai attaccato lì, quali, come giustamente dice Daniela. Però è vero quello che dice... A me viene da dire
quando pensavo quello che diceva Sandra all'inizio di primi segnali, sia Gabriele, no, era l'Alessia, non ricordo, parlavano appunto, io un po' sono arrabbiata, un po' sono in ansia, cioè un'alternanza delle emozioni, ok? Per cui durante la giornata posso avere dei momenti di gioia, dei momenti di ansia, dei momenti, voglio dire, una mutevole, cambiano, sono mutevoli. Quando hai una sofferenza patologica, il lutto o qualcosa di ben più peso che diventa patologico quell'evento, la tua concentrazione e tutta la tua sofferenza è prevalente su quel problema. L'alternanza delle emozioni è ridotta. Esatto, e funzioni anche peggio di come funzionavi prima. No? Oppure magari può anche essere vero l'opposto, che rischi di ignorarlo, quindi che ti porti avanti questa sofferenza quasi come se fosse qualcosa dietro le tue spalle senza riconoscere mai che stai soffrendo, e quindi senza usare la sofferenza, che è naturale ed è normale, come un segnale per cambiare qualcosa, per prendere dei provvedimenti, forse anche riposarsi un po'. Riposarsi un po' o chiedere aiuto. O chiedere aiuto, certo. Ma perché non è detto che... Perché molte persone che soffrono da tanto tempo hanno incominciato a considerare la sofferenza come uno stato dell'esistenza. Avere l'intuizione che invece si può star meglio, questo ad esempio mi capita di farlo nei colloqui di sviluppo personale, e quindi lo faccio semplicemente per dare strumenti, no? Cioè mi capita di prescrivere un antidepressivo, ecco, facendo ridere tutti, ma... Oppure entra in studio qualcuno che mi critica, si siede, non funziona la luce, il tavolo è scomodo, la sedia è scomoda, non voleva essere lì. Anche questo, invece di metterti a criticare me, che per te non sono nessuno, perché sei qui, no? Ed è, sono le persone che criticano. Infatti Daniela aveva fatto l'esempio, entra nello studio e inizia a criticarmi per aver tardato 10 minuti. O perché avevo promesso di leggere quanto scritto dalla paziente e non ho mantenuto l'impegno preso. Anche questo è un segno di dolore. I terapisti a volte, noi terapisti a volte siamo altamente imperfetti, no? Oppure non vuole curarsi, cioè viene e ogni nostra proposta di cura non va bene. Questo vuol dire... Esatto. È vero, questo non, si può... Abbiamo avuto una, io e l'Alessia insieme, che le ho una paziente che è stata una mia ex paziente e rifiuta questo, rifiuta la terapia farmacologica, rifiutava, però veniva, cioè abbiamo dovuto dire, voglio dire, era lì ma rifiutava tutto. Esatto, che è anche interessante perché si può anche spostare su sfiducia o diffidenza, ma in fondo non ha ancora chiara la domanda di benessere. Sì. Cioè lì in fondo mancano ancora i B, no? Sì, sì. E infatti io volevo passare al pezzo dopo, ma perché per i nostri pazienti a volte è così difficile collegare il malessere a qualcosa che è successo prima? Quello che noi chiamiamo l'invalidazione, no? Perché il paziente arriva e dice, non so perché, sono 3 mesi che mi abbuffo. Magari è una, fa il chimico, è una persona intelligentissima, fa il professore di chimica. Allora io dico, ma scusi, ma che è successo 3 mesi fa? È solo una domanda, Ma perché non se l'è fatta da solo? Perché se io gliela faccio, dico, ma scusi, 3 mesi fa, lui ci arriva subito. Perché dice, sì, ho avuto una grande rissa con mia moglie che ha deciso di mettermi in prova e quindi si è allontanata e è tornata da sua madre. Ma perché questo collegamento è così difficile tra evento e sofferenza? In questo momento mi verrebbe da dire che, dato che abbiamo chiamato prima quello che tu, cioè che noi chiamiamo esordio, ok? Ma l'abbiamo chiamato come confusivo, non ben... concettuali, cioè non ben articolato e definito, ok? Perché provo a pensare quante volte con alcuni pazienti facciamo fatica a trovare l'episodio concreto, no? Vagano, ok? Da lì che cosa si stabilizza? Non l'hai ben chiaro e secondo me cominciano a trovare le strategie, perché tu parlavi della buffata, quindi dopo la sofferenza diventa nella strategia
e non nell'esordio, cioè che è quello tipico che vediamo noi, voglio dire, arriva quello con l'attacco di panico, ma molte volte non viene per l'attacco di panico, ma viene, oppure sto pensando a un ragazzo che ho avuto di recente, lui è un grande evitante, ha paura di sentirsi capace, ma non viene sul senso di incapacità, arriva perché è triste, perché non ha amici. Sì, certo. Cioè la sofferenza che ti porta è quella che chiamavamo il problema secondario, se vuoi, in termini tecnici. Però si arrabbia. Ma tra un evento, no? E il malessere ci sono delle emozioni, delle parole, no? Se ci pensate bene. Ed è veramente forse anche il nostro compito in certe circostanze non chiare, perché dobbiamo andare al paziente delle etichette, quando Marshallina dice con le emozioni etichettarle, riconoscerle, etichettarle, usarle, no? Ecco, forse il clinico deve aiutare il paziente, anzi sicuramente a dare anche delle parole per la sofferenza in modo tale da avere una domanda, no? Ecco. E questi collegamenti in cui su eventi anomici ci si mettono dei nomi, no? Sono un pezzo importante della nostra terapia quando qualcuno viene senza una domanda precisa. Perché per voi è importante dare i nomi? Ma sai, a me viene in mente perché forse cominciano a riuscire anche loro a ragionarci sopra, a cominciare a dare, perché appunto tu parlavi delle emozioni, a me dentro le emozioni mi venivano in mente quanti narrativi vaghi che le persone ti portano, unite a che cosa? A un nervoso, a una non capacità di esprimere l'emozione. Allora, se tu man mano il lavoro della terapia, molte volte prima ancora di cominciare, è proprio di lavorare cercando di dare un senso, una chiusura, una precisione nell'episodio, cominciare a dire che cos'è l'ansia. Che cos'è la rabbia? Ma lei è arrabbiato, ma lo sente questa rabbia? E lui dice no. Cioè, allora dopo forse si può cominciare ad avere anche un'alleanza di lavoro su dove andare. Io credo che sia una delle prime, voglio dire, lavoro di precisione, di cesellare molto fine che facciamo e che spesso non riconosciamo. Beh, sono esattamente gli ABC prima della formulazione del caso. Se ci pensate bene, no? Perché ora questo non è rappresentato da tutti i pazienti, perché noi possiamo avere dei pazienti che non hanno chiaro di che cosa soffrono, ma hanno chiare tante altre cose, ma possiamo avere dei pazienti che partono da molto lontano, cioè che sono molto lontano dal poter riconoscere sia la loro sofferenza che avere le parole per definirla. No. In questi casi, ad esempio, è anche importante dare al paziente il suo tempo per dare le parole. Io una volta avevo avuto un paziente che aveva avuto una carriera accademica strabiliante in una famiglia in cui, siccome lui era intelligentissimo, lo mandavano a tutto il mondo a fare cose accademiche. E lui per un po' di volte aveva avuto, quando era fuori, a fare una roba fichissima, di più bella università del mondo, aveva avuto dei crolli psicotici. E ogni volta era tornato a Milano ed era un po' rotto. E la cosa più interessante di questo paziente geniale era che non aveva alcun nome per le emozioni. Cioè, in una famiglia in cui la sua genialità precocemente riconosciuta era l'unica cosa in cui si era investito, non era stato permesso vedere altro, no? E noi ci siamo visti pochissimo e l'unica, perché poi si è rimesso in moto anche se ha fatto scelte esistenziali diverse da quelle che avrebbero voluto i suoi genitori, però l'unica cosa che abbiamo fatto noi in 6-8 mesi di lavoro è stato dare i nomi, prima facendoli vedere negli altri, poi la prossima settimana dirmi
quando vede la rabbia in qualcuno e me la racconta, mi può dire cos'è la tristezza, secondo me? E questa cosa, applicata prima agli altri e poi a sé, ha fatto sì che potesse fare una rinascita. In questa rinascita, ovviamente, c'è stata anche però la comprensione di una sua fragilità e la rinuncia alle carriere stellari che erano state fatte per lui e che forse lui non aveva neanche del tutto scelto, no? Ecco. Lì, ad esempio, è importante, c'è una nuova che non ha nome, date i nomi, no? Quindi tu dici aiuta a costruire una mappa, una destinazione, una condivisione di un percorso, cioè, almeno sai le tappe. Esatto, esatto. Giuliano ci dice, c'è un'implicita comunicazione di silenzio nella sofferenza, e forse c'è un silenzio importante nel fine terapia, un silenzio che appartiene al paziente ma anche al terapeuta. Non è una vera e propria domanda, è più un sottolineare questo aspetto di relazione tra silenzio e sofferenza. Beh sì, questo qui è già tecnica terapeutica, cioè quando si sta con il paziente nella stanza, se c'è improvvisamente un silenzio, è importante ascoltarlo, no? Sì. Perché spesso in quel momento lui è andato in un posto in cui sta elaborando qualcosa. Mi è fatto venire anche in mente un'altra cosa, che è possibile che, come dire, tu riesca a ascoltare meglio la sofferenza se ti concedi anche silenzio. Esatto. Infatti ai nostri allievi lo diciamo quando gli diciamo state calmi, non correte, attaccatevi al paziente come una patella ed ascoltatelo, no? Perché se il paziente sta zitto è inutile che gli saltate addosso, no? E quindi, in fondo, il silenzio di Giuliano ci porta un po' a questa cosa del dolore della terapia, no? Perché in fondo, a parte che dare i nomi per poter costruire una domanda, per poter formulare il caso, in fondo, a un paziente con cui si è lavorato, con cui si è fatto tutto, non è detto che soffra di meno, sempre. Non l'abbiamo... Sì, lo vai ad aiutare, cioè nel senso che nel momento come pensavo a quel paziente, ma anche lì è molto triste vedere questa persona appunto che vai a fare dei pezzetti che forse doveva imparare a fare all'età della materna, cioè da bambini, ecco, quando la mamma ti va e dice, ma sei arrabbiato, perché se andiamo a vedere una storia di vita attaccamento, ma perché sei arrabbiato? Allora quel bambino comincia a usare la parola suo stato d'animo. Ecco, in terapia è alla fine quella che è la confusione iniziale di questo malessere comincia a prendere forma e a forse a prendere forma come dolore, che diventa dolore. Esatto. Però è un dolore che nel momento in cui io penso... È un dolore che però insieme con te poi puoi trovare uno scopo di andare verso a qualcosa, perché l'altra cosa importante è dove vado, verso a che cosa, cioè questo è... Sì, e anche la tolleranza, no? Sì, Giuseppe si sottolinea proprio questo aspetto sulla tolleranza, ci chiede se è possibile che nello specifico questo genere di sofferenza sia... il risultato di una mancata accettazione e tolleranza del contatto con degli stati dolorosi, che quindi di fatto il fatto di non riconoscere la propria sofferenza sia l'esito o il figlio di strategie volte a non a tenersi lontano dal contatto con il dolore. Sì, è andato sulla libet. Sì, o comunque approcci d'accettazione, cioè per cui in realtà non è che mi mancano delle capacità di riconoscimento, prendendo il nodo, se ho capito bene Giuseppe, ma e metto in atto delle strategie di protezione dal contatto del dolore che alla fine della fiera mi rendono più difficile riconoscere il dolore e quello che magari di sano mi sta dicendo, perché le emozioni spiacevoli sono anche fonte di informazioni. Ma infatti una delle cose più belle e interessanti per i pazienti che hanno sofferto molto, loro stessi hanno sofferto, fatto soffrire molto i familiari, i fidanzati, e se hanno voluto mettersi in gioco, uno degli esiti più strazzanti è la tristezza, perché quello che io la chiamo sempre con loro come cadere nel tempo,
perché mi può arrivare una paziente con un disturbo di personalità che ha 48 anni e non ha assolutamente un'idea del tempo, ha sempre litigato, fatto, brigato, bravissima, a sinistra. Poi a un certo punto, se fa veramente la terapia e si rende conto che è nel tempo e quindi a noi la felicità non è data, l'oblio non è dato, l'armonia non è data, è dato vivere ogni giorno godendosi ciò che abbiamo e accettando le emozioni negative quando ci sono. Quando cade lì all'inizio è veramente molto scioccante ed è lì che io di solito gli do l'antidepressivo. Poi però alla fine... No, dico, è lì che molte volte quando tu ci pensi, sto pensando a quanti pazienti, quello di dire, gioisco, che cosa ha fatto questa settimana di positivo? Se tu non glielo vai a chiedere e loro nella loro cioè man mano vanno a rievocare, non te lo trovano, oppure fanno fatica a trovartelo, poi man mano ricominciano a riconoscerlo. Ma la positività non c'è, come tu dicevi prima al tempo, la stessa cosa. Dove vado? Tu hai molte persone che c'è il blocco, sto pensando alle ultime supervisioni fatte, con i ragazzi, quelli del quarto anno, è proprio, ma noi qui siamo... Cioè, l'idea di andare a dire, ma lei dove vuole andare? Perché tutti gli esempi che hai fatto tu, Sandra, e dei pazienti che man mano hanno impostato diversamente, o comunque imposti diversamente il tuo futuro, o prossimo futuro. Quindi l'idea è proprio quella sofferenza, la tollero, ma verso a cosa? Non so com'è. Sì. Cioè, verso a cosa è modenese, sì, cioè verso. Però su questo io credo che, e qua, visto che l'altra volta ho citato i momenti di litigio con la mia compagna, qua la voglio citare su qualcosa. Ti ha menato dopo? Io sono risultato contuso da questa, dall'esperienza del rincontro, però la voglio citare su una cosa che lei mi disse una volta e che io mi ha illuminato e che credo estremamente importante, che in fondo la vita è investire sul passato che vuoi avere. Esatto, che bella questa cosa. E quindi è in qualche modo un bel segnale, no, di chi rimane incastrato, no, anche per non sentire il dolore, che in fondo ci dà informazioni sul passato che vorremmo avere nel nostro futuro, non darsi la possibilità di ascoltarlo rimanendo incastrati magari nelle cose quotidiane e in una sorta di eterno presente. Sì. Infatti questo è quello che per persone che ad esempio hanno tanti sintomi, tipo la bulimia o gravi sintomi, è come se arrivassero che hanno meno consapevolezza del mondo, no? Cioè, mi ricordo una volta una consultazione di una paziente che gli stetti antipaticissima perché aveva 54 anni e venne portandomi come richiesta di terapia il dubbio, non so se fare un figlio o no. Ora, a 54 anni non puoi fare il tuo figlio. E quindi io gli dissi, scusa, e lì fui forse poco morbida perché non ci potevo credere che mi venisse fatta una domanda di questo genere, così fuori dal tempo, no? E questo è delle persone che sono così lontane dalla realtà che si concedono anche di inventarsi tutto. Ma prima di chiudere però, io volevo dire una cosa perché io vengo da alcuni sviluppi personali, anche sui giovani terapeuti, no? Quando con i vostri allievi vi rendete conto che sono delle persone che evitano, che hanno paura del giudizio, che non rischiano, che temono di non valere nulla e perdono un sacco di tempo a pensare che potrebbero non valere nulla, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che lì c'è anche un limite che tu intravedi come clinici, no? Perché è difficile insegnare a qualcuno ad andare in barca a vela se non sai andare in barca a vela. E così come se io non so sciare, è molto difficile insegnare a sciare. Quindi se io come clinico, perché poi questo, che non vuol dire che io lo devo sanare, come dicevano i vecchi psicanalisti, perché deve diventare perfettamente sano. Siamo tutti un po' matti. Ma se non gli insegno a stare sul tema e a non essere inflessibile fuori dai contesti nell'uso dei piani, è chiaro che loro non lo potranno fare con i loro pazienti e rischiano di essere didattici o di consolare. Perché queste sono le due cose che io temo veramente, no? Che hanno avuto un'ottima formazione, ma alla fine per scorciatoia, perché sporcarsi le mani col dolore
è doloroso per tutti noi, diventino didascalici o consolatori, rassicuranti. Sì, lo sto vedendo in questo ultimo, in questa cosa che tu stai dicendo, la sto vedendo molto in quest'ultimo anno, dove il blocco che dicevi prima è il blocco che stiamo affrontando con quelle del quarto. Nelle supervisioni dell'esame tu vedi che sono bravissime, le tecniche le sanno benissimo, cioè voglio dire rispetto ai nostri tempi le tecniche le sanno benissimo. E quindi tu vedi che nella discussione sono bravi, fanno quella tecnica, fanno questo, quell'altro, oppure o lasciano parlare, si dice validano, confortano. È lì il pezzo dove l'accettazione, io prima dicevo dove andiamo, dove, qual è il progetto su cui lei vuole investire, che scopi ha, che bisogni sente, ma tutto passa dall'accettazione, dal cominciare a stare col paziente sul suo dolore e su quella che è stata la sua sofferenza. Esatto. Allora, modellistica, tutto è perfetto, sanno fare gli schemi bene, ma poi arriva quel punto in cui io devo cominciare a fermarmi per evolvere. Sì, esatto, ma sai, qui sono anche piccoli, cioè vari. Se io mi vedo come ero a 28 anni e poi tutto quello che ho passato, è chiaro che poi devi anche consentirti di maturare umanamente, no? Quindi soltanto che certo non vorrei che nessun mio allievo fosse un paziente che non sa se soffre. No, secondo me pian pianino è anche una sofferenza adesso tra piccola. Vedere che hai fatto tanto con quel paziente e poi alla fine c'è come un blocco nella terapia, dove loro per primi sentono che c'è il blocco, ragionando con loro. Per cui te lo portano in supervisione e dicono mi sono bloccata, non so, ho bloccato, non so dove andare, dove, aiuto, help. Allora è lì che probabilmente, poi sai, c'è anche l'esperienza, cioè voglio dire, più ne vedi, più ti confronti, più sai muoverti, riesci a destreggiarti appunto anche nella sofferenza, che è una sofferenza che apprendi, che sai che se ci puoi stare puoi uscirne, puoi calmarla, insomma puoi modellarla e quindi la riesci ad accettare più volentieri, cioè più volentieri no, però... volentieri no. Gabriele? Maria, la frase la puoi scrivere, la citazione dottoressa Rossana Piron, così sai anche a chi riferirla. Giovanni chiede, volevo chiedere, ma i sintomi di una sofferenza per un terapeuta cognitivista sono molto diversi da quello per un terapeuta di altri modelli o gestaltistico o altri? O i sintomi di una sofferenza sono tutto sommato indipendenti dai modelli? No, io credo che siano uguali, Giovanni, ma che noi abbiamo una concettualizzazione di questa sofferenza più vicina ai B, no? Più vicina alla necessità di mettere in ordine e comprendere in termini di pensieri e emozioni. Ecco, questo è... E in realtà questo, quando io ho fatto la mia lunga analisi a 35 anni, è anche quello che mi aiutò. Vivevo a Roma e avevo tutto un problema affettivo irrisolto e mi ricordo che quello che mi aiutò veramente è che le cose completamente, tutte le associazioni che io avevo ero abituata a metterle con pensieri e emozioni e quindi a concettualizzarmele perdendo meno tempo, no? E invece mi è venuto spesso l'idea di come può essere per un paziente psicodinamico, anche di un bravo terapista, non avere un aiuto alla concettualizzazione. Questo, perché in fondo io credo che sia un aiuto. Per lo stesso discorso, riferito a qualche discorso fa, no, sul fatto sui terapeuti che magari non hanno vissuto alcune cose sulla barca a vela, come può un paziente con dipendenza dare da un terapeuta che ha a sua volta dipendenze? Cioè, è possibile
nel caso si condividano magari dei sintomi o delle difficoltà? Allora, diciamo che è preferibile che un paziente non sia che un terapista non sia tossico. Perché un terapista, questo non vuol dire che deve essere del tutto armonico, ma almeno deve padroneggiare molto bene qual è la funzione della droga per lui. Cioè non può essere tossico perché si fa le canne e non sa perché, però è bravissimo a fare. L'avete visto questo bellissimo Afterlife? No. E c'è questo terapista completamente intronato, questo è uno dei più grandi, e adesso c'è su Netflix, è uno dei più grandi comici inglesi, e lui ha perso sua moglie e racconta che va da un terapista che lo meneresti, completamente psicopatico, vale la pena di vederlo per la figura del terapista pazzo. Ecco, questo non vuol dire che noi dobbiamo essere in equilibrio, può esserci anche un terapista che beve un po' troppo la sera, ma deve sapere molto chiaro qual è la sua funzione e perché non ci ha messo mano e quanto lo danneggia. Non so, Gabriele, tu come lo diresti? Sì, direi che questo è un po' l'aspetto dominante. Poi sai, esistono molte, lei per esempio diceva anche solo il fumo, per esempio, no? Quindi cioè, è molto variegato da situazione a situazione. Ci sono momenti della nostra vita in cui siamo presi forse in modo molto meno modulato su alcuni nostri aspetti filosintomatici o che ci si avvicinano, ed è chiaro che in quei momenti alcuni pazienti per noi possono essere difficili da affrontare, e lì al massimo possiamo avere la sapienza di non affrontarli. Come farci supervisionare? Io ho visto però, almeno lavorando e entrando, mi ricordo anche quando ero in ASL, cioè che quando tu soffri e un terapeuta soffre, diventa molto difficile lavorare con la sofferenza altrui, eh? Cioè, io ho visto colleghi che chiedevano aiuto, io questa parte, ad esempio un terapeuta, facciamo l'esempio quello, mi separo, l'idea di lavorare con la coppia diventa difficile, quindi in quel momento ti chiedeva, mi fai lavorare in altro servizio da un'altra parte. L'avete visto La stanza del figlio di Nanni Moretti? Sì, sì. Cioè, lui, quindi, un paziente con i falsi problemi, lui ha preso, dice, lo caccia in malo modo dalla stanza. Cioè vai a colludere, quindi diventa molto dura, cioè nel senso... Poi non vuol dire che è impossibile, perché poi dipende quanto, che dipendenze sono. Certo, se hai una gravissima dipendenza alcolica ti devi chiedere perché. Se c'è uno che venerdì e sabato sbevazzi un po', vabbè, puoi essere un ottimo clinico. Non possiamo toglierci i piaceri della vita, quelli sono piaceri. Come dicono quelli che lavorano sull'alcol, un conto è l'uso, un conto è l'abuso. È vero, Daniela, ce ne andiamo alla compagnia del taglio. Sì, esatto. Un bel piacere che oggi si sente la mancanza. Allora, direi che siamo agli ultimi minuti, quindi a voi le riflessioni di chiusura. Ma mi sembra che questa cosa era la più difficile per me. Perché era una cosa che, anche per come l'ho dovuta impostare, era ai confini della concettualizzazione. Probabilmente anche quella dei cani non sarà facilissima. Però mi è piaciuto discutere con voi, con Daniela, mi sono divertita perché è una mia cara amica e dice sempre cose stimolanti. Gabriele, grazie, si è aiutato, e la prossima non mi ricordo nulla. Prossima 3 giugno, genitori di pazienti con disturbi alimentari assieme a Sara Novero. Ecco, questa sarà interessante, perché poi c'è l'ultima che è sui cani. A che cosa ci servono i cani? E quando uno va in giro e dice, quel cane assomiglia a quello di Gabriele o quello della Sandra? Esatto. Questo infatti ho invitato Gabriele. Ok. Beh, ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, grazie, grazie mille a Giovanni che ha partecipato per la prima volta, grazie ai nostri amici, e ci vediamo la prossima volta, non andate tutti in vacanza, non lasciateci soli. Salute. Ciao Daniela, grazie. Ciao, ciao, Daniela, ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.